Bene, amici di telefono.net, oggi LG Optimus G sotto la nostra lente è la versione coreana. Lo abbiamo avuto da LG che ringraziamo, lo testiamo, ne trarremo delle vedremo dei giudizi, ma non ne trarremo le conclusioni perché quelle le trarremo sul modello che sarà in vendita in Italia a partire dall'anno prossimo, perché LG aspetta che le reti LTE italiane siano un pochino più diffuse. Tag NFC nella confezione, che comprende anche il caricabatterie e il cavo dati, e delle ottime cuffie in ear, davvero qualità molto molto elevata per queste cuffie, che speriamo siano inserite nella dotazione standard anche in Italia. Accendiamo il telefono col pulsante posto qua sul lato destro, lato sinistro con i pulsanti per il volume, il carrellino per la micro SIM, qua c'è il pulsantino da schiacciare per estrarla. Sopra il foro per le cuffie, il foro per il secondo microfono e sotto la micro USB col primo microfono e le due viti necessarie per smontare il telefono. Infatti il telefono è un monoscocca, frontale in vetro ovviamente antigraffio e anche il posteriore è in vetro con un trattamento tridimensionale, secondo me molto molto ben riuscito, ovviamente sensibile a tutte le ditate, ma la sensazione di qualità e di solidità nel tenerlo in mano è davvero elevata. Dietro c'è la camera da 13 megapixel con il flash LED davanti, qua dietro oltre al sensore di luminosità e di prossimità c'è anche il LED di stato e la camera anteriore. 131,9, 68,9, 8,5 mm di spessore per 145 grammi, un telefono abbastanza compatto, ma per compattezza dico proprio resistente, quando lo si ha in mano si sente proprio la qualità del materiale. Batteria 2100 mAh, si copre la giornata grazie anche alle ottimizzazioni di LG sul quad core. Quando gli chiediamo tanto scalda leggermente nella parte posteriore qua, probabilmente dove è messo il processore, ma il vetro conduce molto di più rispetto alla plastica il calore, quindi probabilmente anche una sensazione tattile rispetto proprio al materiale con cui è costruito. Parto dalle impostazioni, non tanto per far vedere le informazioni del telefono, è un ice cream sandwich, ma in Italia non preoccupatevi, arriverà già con Jelly Bean, ma per far vedere quante impostazioni LG ha inserito in questo Optimus G. Prima di tutto, una cosa che mi è piaciuta molto, i file di rete, la possibilità di condividere i file del telefono oppure di accedere ad altre cartelle sulla rete locale. Se avete un NAS, se avete un hard disk di rete, potrete vedere tutti i file tranquillamente senza applicazioni aggiuntive dal telefono. Poi guardate qua, Miracast. Cos'è il Miracast? È una soluzione via Wi-Fi, è uno standard dell'alleanza Wi-Fi, per fare mirroring del display sulle TV. Usciranno probabilmente il prossimo anno degli adattatori per recepire questi segnali Miracast e il telefono è già predisposto. Poi c'è l'NFC che funziona molto bene e qua vado in reti mobili perché vi devo dire che questo telefono è addirittura a tripla tecnologia, quindi è GSM Edge Quad Band, HSPA Plus e addirittura LTE. Ovviamente non abbiamo potuto provare l'LTE, non è ancora abilitato per gli smartphone qui in Italia, speriamo di provare presto la sua velocità. Parliamo di display perché è uno dei punti forti del telefono, da 1280x720 pixel True HD IPS, molto molto bello e luminoso. Guardate con questo sfondo, è uno sfondo di LG che è precaricato nel telefono, come sia luminoso e come il telefono sembri, il display sembri proprio vicinissimo alle dita. LG, un po' come ha fatto Apple, ha tolto molti strati tra touchscreen e display per ottenere questo effetto e per ottenere la sottigliezza del telefono. Alziamo la luminosità, intanto vi faccio vedere come sia possibile modificare anche la tendina delle notifiche, possiamo aggiungere altre possibilità, vi stavo dicendo la luminosità, ok? L'ho aggiunta e adesso la troveremo qua sopra. Luminosità, la mettiamo al massimo. Come vedete, veramente un grandissimo display.
Parliamo di tecnologia, processore Qualcomm S4 Pro Krait, 1.5 GHz quad core, GPU Adreno 320, quindi grandissima velocità. Come vedete qua, 2 GB di RAM, 32 GB di ROM, quindi tanta tanta memoria a disposizione. Non c'è lo slot per aumentare questa memoria. Altre due piccole chicche, vi dicevo del controllo del quad core, qua possiamo utilizzare la modalità eco. E sinceramente, io ho usato un giorno il telefono con modalità eco e un giorno senza modalità eco. Bene, il primo giorno con modalità eco sono riuscito ad arrivare a sera con circa il 15% di autonomia. Il secondo giorno sono arrivato proprio al filo sulla mezzanotte, quindi qualcosa fa, ma sinceramente non influisce molto sulle prestazioni che rimangono molto fluide. Adesso per la prova lo tolgo. Per quanto riguarda il wifi, c'è il dual band ABGN, hotspot, wifi direct e DLNA, quindi decisamente molto completo. Altre cose interessanti, il telefono, oltre al discorso del risparmio energetico, ha la possibilità di non andare in stand-by quando lo si guarda, un po' si chiama schermo intelligente, un po' come fanno alcuni Samsung, e alza la suoneria quando c'è rumore. È possibile anche selezionare l'intensità della vibrazione, quindi più potente o meno potente. Un iconeo, l'altoparlante di stato che è posto qua dietro in questa fessura, quando appoggiamo il telefono su superficie morbide, le superfici assorbono molto il suono e questo si abbassa molto di intensità. Ma dopo tutta questa panoramica andiamo a vedere come va. Parliamo di parte telefonica, andiamo nel compositore. Come vedete, qualche menu è in coreano, vi dicevo la ROM è coreana. Ricerca rapida in rubrica e videochiamata nativa. Chiamiamo il 139, alziamo il volume. Intanto una chicca, guardate qua come si può registrare la chiamata. Autonomamente le soglie del suo piano tariffario, digiti 1. Probabilmente la possibilità di registrazione della chiamata rimarrà solo nel firmware coreano, non sarà installato in quelli europei. Chiamata potente, si sente molto bene dall'auricolare e anche dall'altra parte si sentono molto molto bene, e anche il voce, come sentito, è abbastanza alto. Ricezione buona. Parliamo di messaggistica, quindi classici SMS e mail. Andiamo a vedere la tastiera. Andiamo a scrivere una nuova mail, anzi un nuovo SMS. Come vedete, la tastiera ci segue molto bene, si scrive altrettanto velocemente. Ovviamente è presente sia la scrittura con le dita, quindi possiamo tranquillamente scrivere con le dita, anche se è una cosa che non amo particolarmente, oppure la classica alfanumerica. Per quanto riguarda il client mail, dico, anche dopo aver provato questo, che quello di LG è il miglior client mail su Ice Cream Sandwich. Adesso vi faccio vedere perché. Perché quando entriamo in una mail possiamo tranquillamente fare il pinch out e il pinch in. Proviamo a aprire un'altra, anche qua, pinch to zoom out, possiamo ingrandirla e rimpicciolirla come vogliamo, cosa che non riusciamo con altri client mail. Se la mettiamo in orizzontale, possibilità di visualizzare a destra la mail, e anche qua c'è il pinch out. Adesso ho schiacciato per andare sulla pagina web. Avete visto che velocità, gestite molto bene sia le caselle IMAP sia l'HTML. Parliamo di browser web, che è uno dei core del telefono. Lascio questa simpatica pagina web di Loris Battista 70 Phone. Ero molto curioso di sapere cosa avrebbe detto del prezzo del Nexus 4, quindi sono andato a sbirciare la sua pagina web. In realtà non è che siamo tutti coalizzati con LG perché ci sono stati i telefoni da provare, quindi siamo tutti sulla stessa linea, ma oggettivamente, guardando le cose da molti punti di vista, forse il punto di vista più coerente è proprio quello che un po' tutti noi che siamo andati a trovare LG e che abbiamo provato Nexus 4 in anteprima abbiamo concordato, ovvero il fatto che
Google, che vende il prezzo, il telefono Nexus 4 a un prezzo un pochino più, più basso, e è anche vero che LG potrebbe da parte sua magari rivedere un po' il prezzo. Insomma, la verità sta sempre un po' in mezzo. Chiuso su questo pippone, guardiamo le prestazioni del browser, veramente molto buono. LG aggiunge questa barra qua sotto che consente di andare velocemente nei preferiti. Andiamo nel Corriere della Sera e lo mettiamo in modalità desktop mode. Molto veloce a caricare, noi siamo sotto rete wifi, il telefono sta caricando, eppure riusciamo, ovviamente mi sbugiarda sempre quando sono nella review, ma no, in realtà basta dargli qualche secondo e il caricamento diventa veramente veloce. Grazie a questo display leggere il web è un vero piacere, e quello che vi dicevo, quando la pagina è caricata, il pinch to zoom, il pan sono veramente veloci. Oltre a ciò c'è anche il riordino automatico della pagina web con doppio tap, come vedete facciamo lo zoom e riordiniamo la pagina, poi con un altro doppio tap torniamo allo zoom out. Funziona veramente bene, ovviamente multipagina, per un browser che non ha nessun tipo di problema, anzi molto fluido e funziona bene. Parliamo di multimedialità, ce l'abbiamo qua, entriamo nella fotocamera, fotocamera che 13 megapixel doveva in teoria fare foto molto molto buone. In pratica cosa succede? In pratica succede che le foto sono discrete, però abbiamo delle funzioni molto interessanti. La prima che vi faccio vedere è questa qua, che si chiama scatto Time Machine, l'ho attivato, lui continua, diciamo, a scattare foto anche mentre siamo in standby. Quando poi scattiamo la foto vera e propria, abbiamo la possibilità di andare a visualizzare in sequenza diversi scatti. Avete visto? Lui ci fa vedere gli scatti, adesso il soggetto era fermo, ma se avessimo per esempio una persona che ci fa un sorriso, se io scatto e magari il sorriso è già finito, riesco ad andare indietro nel tempo a recuperare anche gli scatti precedenti al mio tap sul pulsante di scatto. Quindi una funzione veramente interessante. L'altra funzione carina è questa qua, ovvero la possibilità di scattare pronunciando una parola. Lo avete visto, appena ho acceso la fotocamera lui ha scattato una foto perché probabilmente ha recepito una di queste parole. Altre possibilità: scatto HDR, scatto panorama e scatti continui. Scatti continui purtroppo vengono fatti solamente a bassa risoluzione, mi sembra a 1 megapixel, quindi scatti continui abbastanza inutili. Per quanto riguarda la videocamera 1080p, anche qua video abbastanza buoni ma non ottimi, forse un pochino offuscati, ma ripeto, sto provando la versione coreana, non quella italiana, quindi speriamo che il firmware italiano che arriverà ai primi di gennaio sia più performante. Possibilità di scattare in full HD, possibilità di zoomare anche quando sto registrando il filmato, e ovviamente possibilità di fare cose molto carine, ovvero gli effetti live. Non so, per esempio facciamo questo effetto bocca grande, il telefono, in questo caso non ho un volto che sto riprendendo, quindi non riesco a farlo vedere, ma il telefono zoomma proprio là dove c'è la bocca. Questi sono gli altri effetti che sono molto carini, per esempio l'effetto spazio, eccolo qua, guardate che forte questo effetto con lo spazio sotto che si muove e l'immagine qua stile solarizzato, davvero davvero simpatici come effetti. Ma la cosa che è particolare di questo telefono, per esempio se andiamo nella galleria ve la faccio vedere subito, se io faccio partire un video, facciamo partire per esempio questo che è pesante, il 1080p, ho varie possibilità. Oltre alla possibilità di mandarlo in DLNA, la possibilità di modificare l'aspect ratio, posso anche metterlo qua sopra in trasparenza, decidendo la trasparenza e poi usando sotto il telefono a piacimento. Immaginiamo di guardare un filmato, mi arriva una telefonata, posso rispondere, posso guardare un appunto, posso fare qualsiasi cosa decidendo la trasparenza e guardando il video. Poi con un tap si torna alla pagina dei video. Fluidità ottima e qualità del display davvero eccezionale. Non è un Super AMOLED, quindi i neri non sono assoluti, ma sono assolutamente profondi. Questo è un MKV, viene letto tranquillamente anche questo MKV a 1080p, è un 3D, ma vabbè, ovviamente sul display si vede in bidimensione, era proprio per far vedere la potenza del telefono, e vengono letti molto molto bene anche i DVX.
Guardate come questo di Wix, che non è ad alta risoluzione, viene letto tranquillamente dal telefono e che qualità di riproduzione e di display. Altra chicca del telefono è la possibilità di prendere note con Qmemo, note rapide, si può schiacciare questo pulsante oppure tenere premuti il pulsante volume su, volume giù. Prendere una nota, per esempio, non so, un mio amico mi dà un numero di telefono, io me lo segno qua. Posso decidere se segnarlo su un fondo giallo o sul fondo della schermata che sto usando sotto, poi posso metterlo in sovraimpressione sul telefono, usare sotto il telefono, quindi magari non so, andare sulla parte telefonica e visto che ho qua il memo in sovraimpressione, ripetere il numero di telefono, una cosa veramente molto molto comoda. Poi posso tornare tranquillamente al mio Quick Memo e con questo pulsante e o cancellarlo oppure salvarlo oppure modificarlo. Ma tornando alla multimedialità, vi faccio vedere la galleria quindi come si muove il telefono e come scatta foto 13 megapixel discrete. Sembra un po' che abbia una patina sul display, ma è anche vero che l'ho avuto in test dei giorni in cui il tempo era veramente pessimo, quindi non sto qua a giudicare molto le foto, che giudicheremo quando avremo in mano la versione italiana. Molto belle le macro. Vi volevo solo far vedere come la galleria fosse veramente molto molto fluida. Ecco, la fluidità del telefono è un fil rouge, è davvero ottimo da ogni punto di vista. Molto buono l'audio e qui non posso non far vedere il menu dove è presente l'editor di video. Questa è la versione coreana, quindi c'è anche la televisione, che qua in Italia assolutamente non funziona. Vedete anche qualche icona coreana, ma vi dicevo, non potevo non farvi sentire Moon Dance. Torniamo indietro. Ok, alziamo il volume. Ops, sono andato su Fever, come mai? Ho schiacciato una volta di troppo l'indietro. Allora, nonostante l'altoparlante molto piccolo, la qualità audio è buona, il volume potente, dalle cuffie, vi dicevo, quelle di serie veramente eccezionali, l'audio molto molto buono. Cosa dire di questo telefono come conclusioni? Allora, ovviamente, lo ripeto, versione coreana, non è la versione italiana, quindi le nostre saranno valutazioni, anche perché non sappiamo ancora il prezzo di uscita, ma è un telefono che va veramente molto molto veloce, molto molto fluido, anche con Ice Cream Sandwich. Con Jelly Bean sicuramente andrà ancora più veloce, Jelly Bean versione del sistema operativo con il quale uscirà in Italia. Dimensioni e design secondo me azzeccate, soprattutto per quanto riguarda il retro in vetro, che dona un'importanza, una bellezza interessante al telefono. Insomma, uno smartphone che mi è piaciuto molto. Sicuramente poi tutto dipenderà dal prezzo di lancio. Per telefonia.net, Andrea Galeazzi.